dopo quasi 6 mesi di lockdown vi trovate ad affrontare una situazione nuova, diversa, con i ragazzi che sono stati fermi per tanto tempo, il loro processo di crescita ha avuto un'interruzione, come pensate di recuperare il tempo perduto? Iniziando piano piano, perché ragazzi abbiamo preso l'altezza e peso prima del lockdown, poi anche adesso alla fine abbiamo visto che c'è mediamente una crescita di 10-12 cm di tutti, che hanno aumentato di peso, però lavorando meno del solito, allora in qualche modo dobbiamo compensare. Tanto abbiamo già parlato con il preparatore atletici di tutte le squadre di iniziare piano piano, poi aumentare l'intensità naturalmente come passa del tempo, però sappiamo se iniziamo subito a lavorare forte che molti di loro li perdiamo, allora iniziamo delicatamente, poi piano piano alzando il livello e il livello di qualità del lavoro. Ecco, da qualche giorno alcuni 2002-2003 stanno già allenando con la prima squadra di Viale. Ecco, quali riscontri avete avuto? Come sta andando la collaborazione tra prima squadra e settore giovanile? Noi l'abbiamo, cioè io ho un contatto quotidiano con la prima squadra, con Viali e con Lorenzo Lerri, con Zebi. Abbiamo scelto questi ragazzi proprio perché per la loro disponibilità e anche voglia di imparare e di crescere. Loro per il momento adesso hanno fatto pochi allenamenti, con però il mister che era qua anche l'anno scorso li conosce già tutti e lo sa bene cosa possono fare e cosa non possono fare. L'intento nostro è alcuni 2002 mandarli, non so, quando vediamo che non è più per loro allenante stare con la Beretti, li mandiamo in prima squadra dove c'è più intensità, più contrasto e anche più cattiveria se vogliamo, e lì sicuramente cresceranno meglio che stare con la Beretti. L'obiettivo nostro è alcuni dei ragazzi tenerli fisso con la prima squadra e farli giocare con la Beretti. Ecco, questo è il terzo anno, diciamo, post fallimento. Come state ricostruendo il settore giovanile, soprattutto quali sono i rapporti con le società del territorio che per voi devono essere una linfa vitale? Sì, stiamo trovando la terra bruciata intorno. Adesso con pazienza, con la serietà, vogliamo far capire le società affiliate, le società con quale abbiamo un rapporto quotidiano, di far capire di che tipo di società siamo, che siamo persone serie, che siamo persone che vogliamo loro ragazzi, però non a tutti i costi. Ecco. E noi lavoriamo in modo di... passiamo sempre dalle società. Non andiamo mai dai genitori, dai ragazzi, per, non so, promettergli chissà che cosa per portarli da noi. Il nostro obiettivo è ampliare le società del nostro territorio, perché sappiamo che dobbiamo lavorare con loro. Loro sono la nostra linfa, loro, diciamo, sono la cosa più importante di tutto il nostro progetto. Allora non possiamo parlare una cosa e fare l'altra. Allora il rapporto di correttezza ci deve essere sempre. Grazie.